che pensi? Vorrei toglierla da qui dentro. Non sarebbe una sconosciuta, ma sarebbe solo un altro corpo. Avrebbe i pensieri di Zoe, i suoi ricordi. Piero Messina, in Another End, come anche nell'Attesa, torni a parlare di separazione, di perdita. Perché questo argomento è così importante per lei? Perché da essere umano, prima che da narratore, al momento della separazione è come se ciò che ho vissuto si ripresentasse in me per un momento. In quell'assenza, paradossalmente, non è più presente, è come se io vivessi nel momento del distacco in maniera più intensa, in maniera più forte, tutto ciò che ho vissuto negli anni, però in maniera implicita, è come se quando vivo un qualcosa lo vivo, è implicito tutto. Invece quando finisce è come se all'improvviso mi si rivelasse in maniera chiara, in maniera completa, in maniera definita. E quindi trovo da narratore, invece che parlare di amore durante, a ridosso del distacco, sia un territorio molto fertile per farlo. Nel film Another End è una tecnologia che riporta, diciamo, in vita la persona amata che non c'è più in un altro corpo, che può sembrare un qualcosa di positivo, ma ci mette anche in guardia sui rischi. Se ne parla tanto adesso dell'intelligenza artificiale. È un po' questo quello che lei voleva raccontare? No, io dei rischi dell'intelligenza artificiale non volevo parlare, poi è chiaro che il film si interroga, interrogandosi sul legame che c'è tra l'essere umano e una tecnologia, in qualche modo la domanda, diciamo, comprende anche questo. Rispetto alla tecnologia però non sono spaventato rispetto all'intelligenza artificiale. Io l'unica preoccupazione che ho in realtà non è nella tecnologia in sé, ma è nella velocità della tecnologia. È come se in maniera esponenziale la tecnologia stia sempre sviluppando sempre più velocemente di noi. È come se, lo vediamo anche con i social, per dirti. Noi ci siamo resi, abbiamo iniziato a parlare dei social, abbiamo iniziato a interrogarci di quanto i social abbiano influito sulle nostre vite, nel momento in cui già questo cambiamento era avvenuto. È come se l'intelligenza artificiale, penso che sarà lo stesso, cioè come se noi poi iniziamo a interrogarci quando già il processo è molto avanzato. Ma la tecnologia in sé a me non mi spaventa, anzi penso che sia, come ogni cosa, come un'estensione dell'uomo, qualcosa di meraviglioso. È un film che parla di incontri tra anime, però lei ha dichiarato che la prima immagine che ha avuto in mente di questo film è quella di due corpi estranei che si guardano. Sì, esatto, io sono partito da un'immagine, è vero, cioè, parla di coscienza, di anima, però poi alla fine sono partito dal corpo. Per fortuna nella vita reale noi siamo esseri completi, non possiamo scindere le due cose. In questo film abbiamo giocato con la fantascienza proprio per immaginare un mondo in cui questa tecnologia permette di farlo, e devo dire che però è stato molto affascinante nel momento in cui abbiamo aperto questo, vedere le domande, le suggestioni che venivano fuori, e la domanda, ecco, che ci ha guidato durante la scrittura è proprio quella: cosa ami, a cosa ti leghi quando ti leghi a qualcuno. Ci sono tante cose, perché noi spesso sovrastimiamo quelle che sono le parole, i ricordi, tutto ciò che è astratto, mentre secondo me c'è una componente che ha a che fare con l'essere insieme in un posto, cioè lo stare insieme, che ha molto a che fare con... C'è una battuta del film che secondo me dice questo, c'è il personaggio principale che dice: l'ho incontrata per caso, e la sorella, che la scienziata, risponde: tu vai a destra o a sinistra perché segui le sensazioni, e si chiamano sensazioni perché hanno a che fare con i sensi, non con il caso. E questo penso che sia qualcosa di molto, molto interessante da esplorare.